Pronto? Posso parlare col nuovo designatore degli arbitri? Tanto dopo il casino dell'anno scorso, le elezioni, eccetera, eccetera, sarà cambiato. Ah, è sempre Rocky. Come sempre Rocky? Davvero? Pronto, Rocky? Sì, non c'è bisogno di fare questa risata malvagia, eh? Sì. Sì, anche quest'anno rifaccio la rubrica sugli arbitri. Ah, quest'anno non vuoi andare allo scontro come l'anno scorso, ma dici che dovremmo fare una piacevole collaborazione. Volentieri, volentieri. Quindi le prime designazioni saranno a me piacenti. Hai mandato Marcenaro a Juve Como? Marcenaro, quello di Juve Salernitana, di Candreva sulla bandierina, Milik espulsa, quello. Complimenti. Alla Roma? Ah, visto che mi sono lamentato sempre degli arbitri casalinghi, hai mandato la penna di Roma. Cioè, quindi non me posso lamentare. Oddio. Pure doveri di Roma. Mi ricordo col Verona l'anno scorso. Analisi arbitri, prima giornata, ovviamente analisi scarna, goliardica oggi, visto che non abbiamo ancora. Sì, non c'ho il divano, ancora starà il divano. Non c'ho ancora nessuno storico stagionale per quanto riguarda i fischietti. Ci basiamo sullo storico con le squadre, sullo storico dell'arbitro in generale. Il video diventa più succoso poi, ovviamente, dopo la sosta nazionali. Prima di iniziare, vi ricordo, mettete il like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e abbonatevi, sono 99 centesimi al mese per entrare nel multiverso completo del Canta. Iniziamo con Genoa-Inter, arbitro Feliciani. Feliciani, l'anno scorso, arbitro nella media. Per rigori, ammonizioni ed espulsioni, arbitro non protagonista, insomma. Quattro partite, nessuna vittoria per il Genoa con Feliciano in campo, due sconfitte nelle ultime due, entrambe in casa. Genoa-Lazio 0-1 e Genoa-Monza 2-3. Nessun precedente invece con l'Inter, quindi al momento previsione difficile, un po' come il meteo di Ferragosto, insomma. Rigoristi, ni. Calhanoglu schierate, Romalinowski, ni. Parma-Fiorentina, Airoldi, tanta ammonizione e tante espulsioni scorsa stagione per Airoldi, quarto tra i fischietti italiani sia per ammonizioni che espulsioni in media partita. 4 vittorie su 5 per il Parma con Airoldi in campo, 3 nelle ultime 3. Ebbene anche la Fiorentina con Airoldi, 3 vittorie in 4 precedenti, 3 nelle ultime 3. Una sconfitta per entrambe con il fischietto di Molfetta, curiosità, entrambe contro la Lazio. Quindi attenzione ai giocatori più fallosi, rigoristi, ni. Manna si schiera a prescindere, così come Nico Gonzalez. Empoli Monza, arbitro Fabbri. Fabbri nella media della scorsa stagione per ogni statistica, quindi niente da segnalare. L'Empoli è la squadra più arbitrata in carriera dal fischietto di Ravenna. 18 partite contro i toscani, 5 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte. Empoli che però con Fabbri in campo ha vinto solo una delle ultime 12 partite. Empoli Lecce 1-0 dell'aprile 2023, gol vittoria di Ciccio Caputo su rigore. Curiosità? 12 incontri su 18 di Fabbri con l'Empoli sono finiti under 2,5. Una sola vittoria del Monza in 6 precedenti con Fabbri, Salernitana Monza 0-2 dello scorso febbraio. Per il resto 4 sconfitte e un pareggio. Curiosità? 5 incroci su 6 tra Fabbri e il Monza sono finiti under 2,5. Rigoristi da schierare in una sfida bloccata? Sì, Pessina sì, nell'Empoli Colombo Esposito. Milan-Torino, arbitro Maresca, primo arbitro per ammonizione a partita scorsa stagione, ma solo un rosso in 16 presenze e un rigore ogni 4 partite. 16 presenze per Maresca contro il Milan, 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte per i rossoneri, 3 vittorie nelle ultime 8, 3 vittorie su 3 nella scorsa stagione. Milan che è la squadra dopo la Lazio alla quale ha fischiato più rigori a favore in carriera, 4. Quindi non capite i milanisti di che si lamentano, sinceramente. 12 precedenti per il fischietto di Napoli col Torino invece, 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Torino che però non vince con Maresca in campo dal giugno 2020, 1-0 all'Udinese con gol decisivo del Gallo Belotti. Due sfide tra le due squadre già arbitrate, Torino-Milan 1-1 nell'aprile 2018 con le reti di Bonaventura e De Silvestri, Milan-Torino 2-0 nel gennaio 2021 con gol di Leao e Kessié su rigore. Attenzione gialli dei difensori, rigoristi dentro solo del Milan, quindi Teo Hernandez. Bologna-Udinese, Ferrieri Caputi quarta nella scorsa stagione per cartellini rossi a partita, uno ogni tre match, attenzione. Due precedenti con il Bologna tra aprile e maggio 2023, 1-1 a Sassuolo, 3-0 in casa contro proprio l'Udinese con i gol di Poch, Moro e Musa Barro. Quello resta anche l'unico precedente del fischietto di Livorno contro i friulani. Fischietto la fischietta.
Rigoristi comunque dentro, come già detto, nei cantaconsigli, buoni anche nella fisionomia tattica del match. Dunque Orsolini e Toven, sì. Verona-Napoli, arbitro Marchetti, pochissimi rigori per Marchetti scorsa stagione, neanche uno ogni 5 partite, ma anche pochi gialli, 3 a partita, e pochi rossi, solo uno in 11 partite. 4 partite per Marchetti con il Verona, nessuna vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. 4 partite anche con il Napoli, 3 vittorie e un pareggio per i partenopei. Tutte e 3 le vittorie con clean sheet. 3 rigori a favore per il Napoli, la squadra alla quale ne ha segnati di più dopo l'Inter. 2 nella stessa partita, Napoli-Fiorentina 1-0 dell'anno dello scudetto. Uno segnato e uno sbagliato da Osimhen. Rigoristi del Verona? No, non li schiererei. Politano invece statisticamente potrei schierarlo. Cagliari-Roma, arbitro la penna nella media per ogni statistica scorsa stagione. Attenzione, salta la territorialità. La penna arbitro di Roma per la prima volta in campo con i giallorossi. 11 precedenti invece con il Cagliari, 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Attenzione alla statistica, 7 incontri su 11, over 2,5. 5 su 11, over 3,5. Possibilità di rigori attorno al 30%, da capire eventualmente chi diavolo saranno i rigoristi di entrambe le squadre. Lazio-Venezia, arbitro Tremolada, anno scorso secondo per rigori concessi in Serie A, più di uno ogni 2 partite, dunque attenzione. Un solo precedente con la Lazio, 1-1 col Sassuolo nello scorso maggio, punizione di Zaccagni e gol di Viti. 2 precedenti con il Venezia, una vittoria, Modena-Venezia 1-3, una sconfitta, Venezia su Tirol 2-3. Dunque 3 precedenti con le due squadre e 3 segno gol. Parlavamo dei rigoristi, Zaccagni dentro ovviamente sì, Gitkier dentro, ci si può pensare. Lecce-Atalanta, arbitro Dionisi, arbitro molto parco nel fischiare, pochi rigori, pochi gialli, un solo rosso scorsa stagione. 8 precedenti con il Lecce, 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta per i giallorossi. Nessuna sconfitta in Serie A, ma anzi 2 risultati di tutto rispetto nella scorsa stagione. Vittoria per 2-1 sulla Lazio alla prima giornata, 0-0 a Napoli all'ultima giornata. 5 precedenti con l'Atalanta e 5 vittorie della Dea. Curiosità, nelle 3 vittorie in casa l'Atalanta ha sempre preso gol. Nelle 2 vittorie in trasferta, sempre clean sheet per la squadra di Gasperini con Dionisi in campo. Rigori con Dionisi? No, puntate altre caratteristiche per scegliere i vostri calciatori da schierare. E concludiamo con Juve Como, arbitro Marcenaro. Marcenaro arbitro con le statistiche nella media, dunque niente da segnalare. Nessuna vittoria in 4 precedenti con Marcenaro per il Como, 3 pareggi e una sconfitta. Mentre un solo precedente con... aspettavate qua voi. Un solo precedente con i bianconeri. Juventus-Salernitana 2-2 del settembre 2022. 2 rigori fischiati in quella partita, uno realizzato da Boom Boom Piontek, uno sbagliato da Bonucci, ma soprattutto quella fu la famosa partita del gol annullato a Milik per il fuorigioco di Bonucci, però 2 giorni dopo si sono resi conti di tutto che Candreva era fuori inquadratura e teneva tutti quanti in gioco, tra l'altro ben 3 espulsi in quella partita, Quadrado, Milik e Fazio. Rigoristi? Vlahovic si schiera a prescindere. Cutrone? È l'unico del Como che forse schiererei. Si conclude qui l'analisi arbitri per la prima giornata, ovviamente analisi più goliardica che statistica, le statistiche diventeranno poi interessanti come al solito dopo la quarta, quinta, sesta giornata, insomma vedremo come si intrecceranno le designazioni con le varie squadre e niente, basta, nel frattempo un saluto dal secondo divano. Non c'è il divano, ma allora il divano, non vi preoccupate, il divano sta là, guardate, sta lì. Eccolo il divano, aspetta, scanso questo. Eccolo il divano, eccolo con la tastiera sopra. Metterò a posto quella zona di studio perché ci sarà una sorpresa per le prossime puntate di tutto quanto il palinsesto, tutto quanto il canale, tutta quanta la vita del multiverso, del insomma, esplode tutto. Oh, 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 oh,